Non torno sulle questioni che mi trovano d'accordo, in modo particolare sulle mozioni, gli emendamenti alla mozione che sono frutto di un lavoro comune, quindi assolutamente vedremo martedì come andrà, No, io volevo dire questo, per quanto riguarda le polveri sottili, la domanda che ha già trovato una risposta da parte dell'assessore, io credo che anche la Regione Lombardia debba fare la sua parte, in modo particolare tenendo conto di quello che è stato elaborato nei tavoli provinciali, dal lavoro che sta andando avanti dei tavoli provinciali, costruendo un momento di coordinamento anche tra le province. No? Oggi come oggi ci sono ancora le province, no? Per valutare le situazioni di maggiore criticità e cercando anche di far tesoro delle esperienze e delle proposte che sono già emerse per cercare di farle diventare il patrimonio comune di tutta la regione. Io devo dire che ho studiato attentamente il progetto di Lodi, ho seguito la questione di Parona e per quanto ci riguarda in provincia di Pavia, ma con l'aiuto, con il sostegno da parte di Regione Lombardia e nostro all'interno della regione, credo che si debba mettere insomma a disposizione di tutti quei progetti, ma soprattutto cercare di dargli un seguito operativo. Per quanto riguarda il piano, cioè il tavolo tra governo e regioni, in modo particolare alcune delle regioni padane, che è stato promosso dal ministro Orlando, noi diamo un giudizio positivo sul fatto che ci sia stata questa intesa di programma, questo accordo di programma, che è un giudizio positivo sul fatto che ci sia il piano. Naturalmente torna il discorso di partenza, i piani vanno poi finanziati e vanno seguiti. In questi giorni sono in discussione all'interno delle commissioni, poi andare in consiglio regionale, tutta la questione delle politiche comunitarie. È evidente che noi ci batteremo finché all'interno delle proposte che Regione Lombardia fa all'Europa ci sia il tema dell'ambiente e queste questioni come questioni prioritarie. Un'ultimissima cosa, mi aggancio all'intervento del sindaco di Rinaroli di Scudellari, che da un po' di giorni non ci sentiamo, davanti il pomeriggio. Certe volte ci sentivamo anche le trasmissioni televisive perché è incazzante, Scudellari giustamente. C'è un problema, ragione, no? Cioè, faceva riferimento a una questione che riguarda la salute dei cittadini, che a sua volta riguarda la qualità dell'aria e che a sua volta riguarda anche la questione delle bonifiche. Noi abbiamo voluto mettere al centro la questione delle bonifiche, in modo particolare quella della fibrolinibronchi, ma anche altre zone della regione hanno problemi simili. È evidente che la questione delle bonifiche, soprattutto legate all'amianto, ma non solo all'amianto, determina un problema di carattere sanitario, di carattere ambientale, che riguarda la qualità dell'acqua e dell'aria, che riguarda la salute dei cittadini in modo molto forte. Anche questa deve essere una priorità e per noi è una priorità. E una delle ragioni per le quali ci siamo arrabbiati con la mozione che è stata presentata è che si parlava di provincia di Pavia e non si teneva conto di un problema così importante, fondamentale e prioritario. Ecco, da questo punto di vista voglio aggiungere una cosa. Quando parlo di soldi, so benissimo che ci sono meno soldi di prima in tutti gli enti locali. Ma credo che proprio nel momento in cui ci sono meno soldi ci si debba avere maggiore capacità di spostare risorse da settori ad altri settori, individuando le priorità che riguardano i cittadini, la salute dei cittadini, la difesa dell'ambiente, eccetera, eccetera. Poi si potrebbe aprire il capitolo anche sulla creazione di bacini occupazionali nuovi, proprio legati alla messa in sicurezza del territorio, alla salute e all'ambiente, che quindi si legherebbero anche ad un tema di sviluppo nuovo che noi possiamo promuovere con la Green Economy. Grazie, scusate ancora. Cristina, una breve precisazione, detto e poi. Sì, visto che mi volevo riferire a
Mi riferisco agli studi che sono stati citati, che sono stati fatti dalla Maugeri qualche anno fa. In realtà era un insieme di studi fatti in collaborazione con l'università, con la Fondazione Maugeri, con il Comune di Pavia, quindi incrociando per almeno un tentativo di incrociare per la prima volta tutti i dati raccolti in diversi settori che riguardavano la qualità dell'aria. Dalle indagini appunto fatte da me sul rilevamento dell'aria di Pavia e con l'incidenza delle malattie respiratorie, ovviamente con sia ricoveri per malattie acuti piuttosto che malattie invece con un decorso più lungo. E quindi è stato fatto appunto, c'è questo studio ed è anche questo disponibile, credo in copie sempre limitate, perché concordo col fatto che tutte queste informazioni sono poco diffuse, poco comuni, poco proprio più che altro proprio dette ai cittadini, perché poi tra gli operatori effettivamente si sa, ma tra gli operatori che hanno fatto effettivamente quel determinato lavoro. Per quanto riguarda le aziende, effettivamente ci sono dei controlli, ma sono proprio previsti anche questi autocontrolli, come nel caso del termovalorizzatore di Corteolona. Autocontrolli tra intesi non nel senso che è l'azienda che si fa il controllo da sola, come ad esempio quello che ho seguito per il termovalorizzatore di Corteolona, come tecnico esterno incaricato di ovviamente valutare le emissioni, che poi questi dati vengono valutati ovviamente e controllati dagli organi controllori come ARPA eccetera. Questi sono dati pubblici e dovrebbero essere quindi si possono anche insomma consultare. Prego, finalmente. No, adesso non sono sicuro ormai di avere più di tutti questa domanda, però, e poi non vorrei suonare. Vedremo di organizzare un'altra serata. Però, sempre disponibili. No, però voglio solo dire una cosa sull'inventario delle emissioni e sui dati ciclati. Allora, l'inventario delle emissioni è un inventario e come tale parte di dati disponibili statistici e non solo statistici per dare delle valutazioni di quali sono le sorgenti. Quindi uno deve contare le macchine, perché non è che può andare dietro ogni tubo di scappamento, ma deve vedere quante macchine ci sono e quante mette una macchina in media e così via. Tutte le fonti puntuali sopra una certa dimensione sono invece considerate in dettaglio, però i dati che ho mostrato hanno dei riscontri in quello che andiamo poi a misurare a campo negli studi di approfondimento. A Parona stesso misureremo tutta una serie di indicatori, abbiamo misurato tutta una serie di indicatori che poi interpreteremo, che ci permettono di ricostruire la storia, perché per fortuna o sfortuna la gran parte delle sorgenti ha dei marker, cioè dei segni caratteristici che ci permettono di riconoscere qual è la causa. La legna purtroppo ha un marker che ritroviamo spessissimo nel PM10 e poi in tutta la Lombardia, quindi siamo solidi perché lo stimiamo a monte dicendo sommiamo tutte le fonti, sappiamo quanto esce, lo vediamo a valle perché andiamo a vedere nella polvere del PM10 qual è il marker, quindi siamo in grado di dire quanto è imputabile. L'ultima cosa però, confermo che l'agricoltura è una causa importante di inquinamento sul PM10 primario, in parte qui, sull'ammoniaca soprattutto, ammoniaca che non è diventata questa PM10. Questo, l'agricoltura più del 99%, del 98% delle emissioni di ammoniaca in Lombardia viene dall'agricoltura, quindi è un'altra sorgente da tenere sotto presente. Ma adesso non so se mi è sfuggito qualcosa, però 5 minuti dall'allarme è comprensibile. 5 minuti dall'allarme. Grazie a tutti.